sono ore importanti invece per la chimica veneziana. A Roma si tratta per la riapertura degli impianti del cloro soda e lunedì i tre delegati della 10ª Commissione parlamentare, cioè oggi, hanno incontrato i lavoratori di Porto Marghera. La volontà sembra esserci, tra i delegati della 10ª Commissione parlamentare industriale in visita a Marghera per accendere un faro, così hanno detto, sulla crisi in atto, hanno assicurato che al ministro Claudio Scajola riferiranno che è necessario far ripartire al più presto gli impianti del polo chimico per riavviare un sito industriale strategico per il paese. Proporremo al governo e al ministro, nell'ambito sia della indagine che della risoluzione, che gli interventi siano rapidi. Uno nella direzione che già dicevo, che i subcommissari domani facciano partire gli impianti, che si avviino le procedure di vendita, che Eni contribuisca come è giusto che sia con il Corretano, come è giusto che sia. Eni è un'azienda che per il 39% ha azionista lo Stato, il Ministero del Tesoro e Cassa Depositi e Prestiti. Il 10 novembre è la data stabilita per il riavvio di Vinyls. Eni quindi deve decidere come fare con i quasi 100 milioni di debito dell'azienda, a cui dovrebbe fornire le materie prime. Noi siamo fiduciosi e comunque convinti che il futuro di Marghera sta proprio sulla possibilità da subito di far ripartire gli impianti. Questo è fondamentale. Tenere fermi gli impianti significa non solo perdere ogni speranza, ma credo anche perdere quella che sarà la vera possibilità di una rinascita e quindi di un nuovo giro per Marghera. Anche i sindacati vogliono fatti. Siamo, secondo me, fuori tempo massimo. Bisogna contestualmente frenare la corsa di questo treno pericolosissimo e far partire l'altro, quello dello sviluppo, quello della nuova Porto Marghera. Noi chimici da tempo stiamo sostenendo queste lotte, insomma. È chiaro che poi alla fine, dal punto di vista occupazionale, ci vuole una regia che non può essere quella che è confederale. E di sicuro noi sappiamo una cosa, che oggi il tempo delle parole, delle chiacchiere è finito, oggi servono i fatti, o si riavviano sti impianti o si trovano delle soluzioni imprenditoriali in grado di dare continuità ai progetti produttivi della fibra al carbonio da una parte, dei cloroderivati dall'altra, oppure qui, ripeto, noi scenderemo in strada in modo più forte di prima.